Segnale News. Nuovo appuntamento con l'informazione Superteo Online, ancora buona giornata. Le notizie dall'Italia e dal mondo, cominciamo con la pagina degli esteri. Sono fortunatamente buone le condizioni del bambino di 7 anni che in Giappone qualche giorno fa era stato abbandonato in un bosco per punizione dai genitori. A ritrovarlo dopo ore di frenetiche ricerche sono state le squadre di soccorso delle forze dell'ordine che hanno battuto tutta la zona. Il padre ha chiesto pubblicamente scusa, ma chissà se basti solo questo. La cronaca dell'interno: è stato tratto in stato di fermo l'uomo che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe costretto la moglie a bere una sostanza irritante con l'intenzione di farla abortire. La donna ora si trova ricoverata in gravi condizioni all'interno del reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Bologna. Il feto fortunatamente pare non abbia avuto ripercussioni dalla sostanza che sua madre ha ingerito. Ancora la cronaca: atti persecutori, questa è l'accusa dalla quale dovrà difendersi un 35enne della provincia di Enna. L'uomo è stato trovato armato di coltelli mentre cercava di mettersi sulle tracce della sua ex compagna e dell'attuale fidanzato della donna. I carabinieri sono riusciti a fermare l'uomo prima che potesse accadere qualcosa di irreparabile. A Torre del Greco, nel napoletano, una ragazza ventenne è stata accusata di aver venduto il figlio di 7 mesi ad una ricca coppia di coniugi del nord Italia. 10.000 euro il costo dell'operazione, sembra. La ragazza per questo è stata rinviata a giudizio. Ancora la cronaca: si cala i pantaloni davanti ai bambini e rischia il linciaggio dei genitori. Accaduto in un bar a Roma, protagonista un uomo di 55 anni che, in preda ai fumi dell'alcol, ha deciso per il gesto che stava per procurargli conseguenze serie dal punto di vista fisico. Rischia una multa di 2.000 euro il titolare di un ristorante romano che ha deciso di eliminare arbitrariamente un posto auto per disabili, posto davanti alla sua attività per poi mettere tavolini dove far sedere i suoi clienti. È accaduto nella capitale. L'uomo non ha avvisato nessuno, né tantomeno, ovviamente, ha versato alle casse comunali i soldi per l'occupazione di suolo pubblico. Ora bisognerà attendere che il giudice monocratico decida quale pena comminare. E concludiamo con una storia, insomma, che ovviamente emozionerà tutti quanti. Precipita in una scarpata e muore, vittima dell'incidente, un pensionato della provincia di Udine. L'uomo è caduto in un burrone profondo 300 metri. Per tutta la notte a vegliare il cadavere c'è stato il suo cane, che era uscito con lui. I guaiti dell'animale hanno richiamato l'attenzione dei soccorritori. Era questa l'ultima notizia per questo appuntamento informativo. Noi ci risentiamo più tardi. Segnale News.